appena terminata la presentazione del Global Internet Security Threat Report di Symantec, abbiamo avuto l'occasione di parlare con Antonio Forzieri per capire meglio quale sia l'attuale scenario degli strumenti della sicurezza e quali novità in campo malware dovremo attenderci per il futuro. La prevenzione da parte di Symantec di una software house come avviene? La protezione lato degli utenti avviene ovviamente con dei software di sicurezza che vengono ormai chiamati soluzioni di endpoint protection. Nella fattispecie la nostra soluzione per il mercato retail viene chiamata Norton Internet Security. Quindi non si parla soltanto di antivirus, ma si parla di antivirus, di firewall, di IPS basato sulle firme, di IPS basato sul comportamento, di una rete basata sulla reputazione che è in grado di comprendere se un file ha una buona, una cattiva reputazione, quindi deve essere attendibile o meno. Quindi su un prodotto che copra l'aspetto della sicurezza, lo spam a 360 gradi, quindi che non si occupi più soltanto di fare l'antivirus, semplicemente. Una delle novità degli ultimi anni è che non sono più solo gli utenti Windows a doversi preoccupare, ma i virus e il malware si diffonde anche su altre piattaforme, tra cui le piattaforme mobili. Sì, diciamo, questo è un fenomeno di mercato abbastanza comune. Abbiamo visto che conosciamo bene che la maggior parte del malware oggi si trova su Windows, perché Windows detiene la maggior parte del mercato, quindi è sicuramente una preda estremamente ambiziosa. Ma abbiamo visto anche accadere, non appena Macintosh è salita agli onori della stampa perché ha fatto degli ottimi prodotti, i primi virus apparire anche per Macintosh. E lo stesso sta avvenendo anche per i dispositivi mobili. Abbiamo visto nella presentazione di oggi che ci sono moltissimi esemplari per Symbian, incominciano ad apparire i primi esemplari per iPhone, iniziano ad apparire i primi esemplari per Windows CE. Quindi man mano che un dispositivo diventa appetibile, perché diventa famoso, incominciano i primi virus ad essere prodotti. Per dispositivi mobili questa evoluzione va affiancata all'aumento della banda larga, quindi i dispositivi mobili hanno sempre di più una disponibilità a banda larga. Oggi con l'UMTS abbiamo una buona disponibilità, in futuro avremo LTE con una disponibilità a regime di 100 megabit al secondo, quindi una banda estremamente larga, e questo rende ovviamente il dispositivo cellulare appetibilissimo. Appetibilissimo perché è un dispositivo generalmente anche sempre acceso, molti cellulari rimangono accesi 24 ore, quindi anche di notte non vengono spenti.